Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo weekly video qui facciamo il punto di settimana. Aspetta, scusa, ci facciamo quella che verrà questa settimana un po' così, sbiascico. Chiamatemi Biascica, no. Allora, Boris è sempre in mente. Ragazzi, settimana abbastanza tostarella. Settimana con un sacco di cose, un sacco di impicci, un sacco di... Settimana abbastanza stressante, un pochino sì. Per anche questioni extra lavorative, insomma, è stata una settimana un po' impegnativa. Però... Finché sia qua a raccontarla, sta sempre bene. Settimana che inizia con l'immancabile ci sono cascato di nuovo. No, io Formula 1 non lo faccio. No, io Formula 1 non voglio sapere niente. Ne parliamo quando fa fresco. Ah, viene, ci sono cascato. Vabbè. Si sapeva che sarebbe successo, per cui abbiamo reiniziato la nostra carriera con Formula 1 e vedremo un po' che... Ho detto Formula 1, ho detto FIFA, perché mi viene il dubbio di aver detto FIFA. Comunque era Formula 1, nel dubbio. Formula 1 che adesso è iniziato con la carriera e la porteremo non so con quale cadenza, ma sarà regolare. L'unica cosa, concedetemi una resa nella fase estiva, così come l'anno scorso, nel senso gare brevi e poi vediamo. Grazie a tutti quelli che stanno aiutando per capire le impostazioni ideali, per gestirla. Ci divertiremo come sempre, inevitabile. Ho provato anche Breaking Point, non mi è piaciuto granché. Dico la verità, sia nel video che vi ho portato, ma soprattutto nella live che abbiamo fatto poi in settimana, dove peraltro abbiamo provato anche il multi. Dovreste vederla a brevissimo, credo qua sul primo canale. Una live che ci ha aperto un po' le porte a quello che è il gioco e a quelli che sono i suoi limiti narrativi per quanto riguarda quella modalità, che è essenzialmente un po' il viaggio applicato alla Formula 1. Con zero imprevisti e tutto molto scriptato, non mi è piaciuta sta cosa perché ho detto, sai che c'è, ciaone. E preferisco buttarmi sulla classica carriera. Faremo la solita carriera, un'annata di carriera, poi decideremo come proseguire. Vi ripeto, quando poi sarò un po' più strutturato, anche come casa, mi auguro a breve. Non ci sono novità, by the way. Vi proporrò qualcosa di un po' più ricco, volante, cose. Adesso non sono in grado, ragazzi, non si può fare qua. Sarebbe troppo problematico, per cui no. Però, ciò non toglie che sono pronto a questa cosa e devo dire che mi ha divertito già ritornarci. Cioè, mi sono accorto di quanto mi mancasse solamente quando ho iniziato a giocarci. Ed è stato molto figo. Stessa cosa per For Honor. Avevo sempre detto, no, vabbè, ma io For Honor no, For Honor no. Tanto ho visto l'ultimo eroe che deve uscire, una figata pazzesca. Quindi mi sa che lo proveremo sicuramente. For Honor che avrà una cadenza, penso, settimanale. Poi vediamo. Insomma, anche lì siamo liberi di fare un po' quello che ci pare. È una settimana in cui siamo stati molto al lavoro sulle novità, che purtroppo prenderanno forma tra un bel po'. Però ci stiamo lavorando e sono contento. Sono contento perché vedo, no, una progettualità in quello che facciamo e sono felice, sono galvanizzato. Se poi riuscissi anche a cambiare, sarei molto più galvanizzato, ma purtroppo non si trova niente neanche a pagare in questo periodo e sto scapocciando fortissimo, ma prima o poi qualcosa troveremo. Comunque, per il resto, grazie a tutti quelli che stanno supportando tutto quello che stiamo facendo in questo periodo, specialmente social vari, su Instagram, grazie per chi sta supportando Elisa sul suo canale, tra l'altro domani ci sarà il nuovo Divano non ti temo e a breve anche novità particolari per chi comunque stesse chiedendo la questione sull'amore. Preparatevi, appunto, ci saranno grandi cose anche lì e sono contento perché ci stiamo divertendo a predisporre, progettare anche quel canale. Diciamo che noi siamo due persone che odiano star ferme. Siamo sempre in movimento, sempre a fare cose, sempre a progettare, sempre a cercare di migliorare e piano piano spero che ci riusciremo, però insomma è un periodo veramente complicato perché paradossalmente progettare qualcosa è più complicato che realizzarla. Ci sono una marea di cose da valutare, siamo con quadernoni di appunti, idee, cioè figo, però figo, cioè sono le parti che io amo di più di questo tipo di lavoro, perché poi quando hai le cose ben chiare in mente non ci metti manco niente a farle, io sono molto rapido. La fase progettuale è quella che richiede un po' più di tempo, lunghe notti a chiacchierare, è bello però, è veramente bello. Chiunque abbia sperimentato cose simili, a prescindere dall'attività che fa, sicuramente sa a cosa mi riferisco. Comunque, tornando un po' più nello stretto, allora in settimana ci saranno diverse cose, perché c'è l'EA Play e spero sapremo qualcosa di più su FIFA, perché per ora io non ho saputo niente. Cioè, da quanto mi è parso di capire,
Il mio essere entrato nei Game Changers per adesso è abbastanza ancora a fasi, cioè prima che si sblocchino cose ci vorrà un po', pian piano verrò iniziato a cose sempre più esclusive, ma sarà graduale, non è pronti via, te damo... Infatti sono detto, ma come? Ma le cose di FIFA per adesso, silenzio. Per cui aspettiamo. Aspettiamo, l'importante è che qualcosa dicano in settimana. Ad ogni modo, noi parleremo come sempre della nostra wishlist annuale di FIFA e di PES. Discuteremo un po' delle migliorie che vorremmo. Io vi proporrò le mie, chiaramente voi mi proporrete le vostre, così da dare il via alla canonica discussione annuale che facciamo prima di ogni calcistico. C'ho delle cose in mente che secondo me faranno un po' discutere, però appunto ne parleremo insieme. In settimana poi arriverà Skyward Sword HD. Sempre per continuare un po' il nostro tentativo di aprirci al mondo Nintendo, ci saranno parecchi indie, fra cui Chris Tales, che lo aspetto tantissimo. Dovrebbe arrivarmi a giorni, forse mi sarà già arrivato, mi auguro. In settimana aspettatevi un po' di novità su Instagram, cosa importante. Sto cominciando, visto che è una vita che me lo dite, a proporvi qualcosina su quello che è la mia collezione, approfondimenti su quello, per raccontare anche un po' delle cose che ho, qualche antefatto, qualche aneddoto. Ci sono un po' di cosine da raccontare e credo che Instagram sia il luogo ideale per farlo. Lo farò sia attraverso post, sia attraverso storie, insomma, poi quello che vorrete, ecco, mi aiuterete anche voi perché vi proporrò poi ciclicamente sondaggi, cose varie, anche per plasmare pure quello in maniera un po' più adeguata, e vorrei coinvolgerlo per anche per delle cose che poi riguarderanno il canale o dove facciamo le live, insomma, farvi domande per plasmare un po' le programmazioni varie, per cui eventualmente tenete d'occhio pure Instagram se non l'avete già fatto, perché potrebbe essere utile. Poi, domani, ultimo episodio della rubrica sul Romano, in cui faremo un po' una chiusura e spero che vi possa piacere, anche se credo forse sarà meno ricco di risate, ma racconterà un po' di più Roma per quello che è. Mi piace, cioè, mi piace l'idea di chiudere così, raccontando un po' la mia città sotto certi aspetti e sperando di incuriosire anche chi non la conosce, ecco, sotto il punto di vista sociale, più che strutturale. Alla fine Roma la conoscono tutti per com'è, come non è, le bellezze, eccetera. Voglio raccontarvi un po' com'è Roma, come si vive Roma sotto certi aspetti, e credo che sarà interessante per chiunque abbia appunto un minimo di curiosità in questo senso. Per il resto, ragazzi, io vi preannuncio appunto soliti tanti contenuti in settimana. Se non sbaglio, domenica dovrebbe esserci live di FIFA, non domenica domani, domenica la prossima. Le live in settimana credo che saranno un pochino meno rispetto al solito, come è stata poi questa settimana, perché abbiamo una marea di cose anche extra casalinghe che purtroppo ci stanno impicciando un pochino, però non, insomma, ci vedrete sempre almeno tre volte, ecco, durante la settimana. Fermo restando che appunto c'è pure l'EA Play che chiaramente seguiremo insieme. Per il resto, ragazzi, niente. Io, insomma, è tutto nella norma. Sto provando i vari integratori che mi avete suggerito la settimana scorsa, quindi grazie. Che di quello vi terrò aggiornati su quel punto. Niente, ragazzi, un grazie enorme, veramente un grazie incredibile a tutti, un grazie perché ci siete, un grazie perché ci siete ovunque. Ci siete ovunque. Io vi racconto questa: l'altro giorno mi sono andato a vaccinare, ho fatto il primo vaccino finalmente, e ero abbastanza teso questo periodo di pandemia, chiusure varie, ha un po' acuito certe ansie che io ho sempre avuto, poi ve l'ho sempre raccontato. Quindi ero abbastanza teso, un po' preoccupato, perché bene o male, sai, oddio, chissà che, poi è successo, sto benissimo. Però è stato meraviglioso incontrare pure lì un paio di persone che mi conoscevano. Per cui mi ha abbassato molto la tensione questa cosa, quindi grazie, perché non vi rendete conto di quanto anche nei momenti più inaspettati, nei momenti più così casuali, possa capitare di incontrarvi e di quanto voi siate importanti per me in tanti momenti. Quindi grazie veramente di cuore, perché non... forse... può sembrare una frase fatta quando lo dico tante volte, ma non lo è. Voi non vi rendete conto di quanto voi siate utili a me, a livello mentale, a livello psicologico, a livello di allegria, di serenità, di quanto io non lo sia per voi. Cioè, tante volte, secondo me, ingigantite
la mia figura rispetto alla vostra, ma diciamo che siamo importanti gli uni per gli altri. Ecco, questo sappiatelo perché non è assolutamente scontato. Per cui, ragazzi miei, io vi mando un abbraccione enorme. Grazie di tutto, grazie per tutto quello che fate in ogni modo in cui lo fate. E noi ci vediamo sabato prossimo, sempre alle 10 per il prossimo weekly.